Londra 1843. Ebenezer Scrooge è un anziano banchiere, molto ricco ma mostruosamente avaro ed egoista, che non spende nulla nemmeno per sé, al punto che nonostante la sua ricchezza, veste di stracci e fa una vita da nullatenente, e odia fortemente il Natale, ritenendolo soltanto una perdita di tempo, e un giorno in cui non si può lavorare e guadagnare soldi. Rimprovera Dio stesso per il riposo domenicale, che intralcia il commercio e il guadagno. Talmente infastidito dalla festività, che non solo lavora ogni giorno, con turni più lunghi di quelli degli operai nelle fabbriche, ma costringe il suo umile impiegato contabile, Bob Cratchit, al quale dà uno stipendio da fame, a fare altrettanto, obbligandolo a presentarsi al lavoro rimanendo in ufficio fino a tardi, anche il giorno della vigilia di Natale, e il giorno di Santo Stefano, e concedendogli, con enorme risentimento, di non lavorare il giorno di Natale. Per questo suo insano attaccamento al lavoro e al denaro, Scrooge è piuttosto odiato da molti cittadini. Il giorno della vigilia di Natale, uscito dall'ufficio, Scrooge guarda storto, e risponde male, a tutti coloro che intonano un canto di Natale, o che gli fanno gli auguri. Non è gentile neppure con l'affettuoso nipote Fred, suo unico parente in vita, figlio della defunta sorella Fanny, che gli fa visita in ufficio, gli fa gli auguri e tenta di invitarlo a cena insieme alla sua famiglia. Quando rincasando arriva sull'uscio, a Scrooge sembra di intravedere tra la neve, specchiato nel picchiotto del suo portone, il volto del defunto socio in affari, Jacob Marley, morto esattamente 7 vigilie di Natale prima, e ne resta profondamente turbato. Entrato in casa, mentre cena seduto vicino al camino, comincia a percepire strani fenomeni. Sente il rumore di un carro funebre, che si trascina invisibile sulle scale avvolte nel buio, e un rumore di catene nella cantina, poi, vede oscillare da sola una campanella collegata. A questo punto, si apre una porta, e compare il fantasma di Marley. È una visione tremenda, resa ancora più terrificante, quando scoperte le bende per mostrare il volto, gli cade la mascella dal viso. Intorno alla vita, porta una catena forgiata di lucchetti, timbri, portamonete, assegni e banconote, tutte cose, che secondo la sua stessa ammissione, lo hanno distolto dal fare del bene agli altri, accumulando denaro solo per sé. Il rimpianto, per aver vissuto chiuso nel proprio egoismo, lontano dalle persone che amava e che lo amavano, costituisce la sua pena eterna, una dannazione che lo costringe a vagare per il mondo, senza poter vedere la luce di Dio. Il suo unico sollievo, è poter ammonire Scrooge, perché la catena che egli si sta forgiando, è ben più lunga e pesante della sua, e se andrà avanti così, anche lui subirà lo stesso destino, come testimonia il fatto che, nel frattempo, sono apparsi anche i fantasmi degli usurai, peggiori persino degli avari. Allora, Marley gli annuncia la visita imminente di 3 spiriti. Uno che incarna il Natale passato, un altro che simboleggia il Natale presente, e per ultimo, quello che rappresenta il Natale futuro. Scrooge, però, non ne rimane troppo turbato, e quando questi fantasmi scompaiono, si addormenta. All'una di notte di Natale, appare lo spirito del Natale passato, un fantasma bianco circondato da una corona di luce che si propaga dal capo, simile a una candela, con in mano un cappello a forma di spegnitoio, e un ramo di agrifoglio. Lo spirito sveglia Scrooge, e lo porta indietro nel tempo, a rivisitare la propria infanzia dimenticata, nel suo paese d'origine. In una scena, lo vediamo come un bambino sui banchi di scuola, mandato a studiare in collegio dal padre, che ha voluto allontanare il figlio maggiore dalla famiglia, per distrarre se stesso e i familiari, dal dolore per la morte della madre di Scrooge. Ebenezer era solo, triste e senza amici, studiava, con la paura di subire severe punizioni, in un'aula buia e fredda, ma amava ancora il Natale. In un'altra scena, qualche tempo più tardi, arriva la sua sorellina Fanny, tornata per riportarlo a casa, dopo aver convinto il padre a riprenderlo in famiglia. È un momento felice, un abbraccio tra i due, stretti da un affetto immenso, con il giovane Ebenezer che salta di gioia. Il fantasma ricorda a Scrooge l'affetto che lo legava alla famiglia, e che il figlio di Fanny, il nipote Fred, rappresenta l'unico parente. Ricordando la sgarbatezza con la quale lo ha trattato, Scrooge comincia a provare rimorso. Qualche anno dopo, in un altro ricordo, Ebenezer e l'amico Dick Wilkins sono apprendisti contabili, presso l'anziano e benevolo Fezziwig. È Natale, e Fezziwig fa allestire l'ufficio, in modo da trasformarlo in una sala da ballo, dove si terrà una festa sontuosa. Nelle piccole follie natalizie dell'allegra compagnia,
cadono le differenze di classe, e giocano e ballano tutti, bambini, giovani e anziani. Fezzwig e la moglie scherzano con tutti. Con imbarazzo, Scrooge è messo di fronte al ricordo di come lui, quando lavorava come impiegato, si trovasse così bene, e provasse così tanta gioia con così poco sforzo, grazie al buon Fezzwig, in contrasto con i suoi abituali comportamenti, nei confronti del suo impiegato Cratchit. La scena cambia ancora, e appare uno Scrooge adulto, ormai ricco, trasferitosi con Marley, come capo finanziere, nel suo nuovo studio omonimo, dopo la morte del padre e di Fezzwig. Scrooge è di fronte a Bella, la sua vecchia fidanzata, una ragazza povera e senza dote, dopo la morte dei genitori. Bella vuole lasciarlo libero, consapevole che la promessa che egli le fece, quando erano entrambi poveri e giovani, non può essere mantenuta, ora che Ebenezer, probabilmente per l'influenza di Marley, è così cambiato caratterialmente. Scrooge si rivede accettare, con malcelato sollievo, l'offerta della ragazza, e da quel giorno, sarà solo e gelido a crogiolarsi nel suo denaro. Dato che il passato non si può cambiare, Scrooge è disperato, e implora il fantasma di non tormentarlo più. Lo spirito, porta Scrooge ad assistere a una cena di Natale. Riconosce la sua ex ragazza, ormai sposata da anni, con tanti figli, ancora povera ma felice, che racconta sarcasticamente che Marley è stato abbandonato sul letto di morte, e neanche il suo vecchio amico Scrooge è lì per confortarlo. Impaurito e preso dal rimorso, Scrooge schiaccia il copricapo sulla testa del fantasma, fino a farlo scomparire, ma la luce chiusa nel cappello inonda tutto il pavimento come un diluvio, terrorizzando il vecchio. Questi si ritrova nella sua camera da letto a dormire e riposarsi, per poi affrontare lo spirito del Natale presente. Scrooge viene svegliato nel cuore della notte dal secondo spirito, quello del Natale presente. È molto simile alla figura di Babbo Natale. Appare come un gigante dall'aria gioviale e allegra, con un viso sorridente, adornato da lunghi capelli ricci e barba rosso castani, che indossa una veste di colore verde, orlata di pelliccia bianca, e una corona di agrifogli sul capo, e porta una torcia cornucopia nella mano. Inoltre, si presenta seduto sopra un trono di cibi e piatti natalizi, e dice di avere oltre 1800 fratelli, ovvero i Natali presenti precedenti. Lo spettro conduce Scrooge a osservare alcune persone, che trascorrono il Natale in pace e serenità, senza aver bisogno del denaro. Dapprima, lo conduce dalla famiglia di Bob Cratchit, che sta consumando la sua povera cena di Natale. Sono tutti felici, anche e soprattutto il piccolo Tim, il minore dei figli di Bob, storpio e malato, sebbene siano così poveri da non poter comprare nemmeno le medicine per Tim, a causa del misero salario concesso al capofamiglia da Scrooge. Tutti cenano augurandosi a vicenda un buon Natale, e un buon anno nuovo, e brindando al signor Scrooge, perché, nonostante egli sia cattivo e odiato, permette loro di vivere, e oltretutto, mangia ancora meno di loro, anche per Natale. Impietosito, Scrooge implora lo spirito di dirgli se il piccolo Tim vivrà, e lo spirito, con voce severa e triste, risponde che vede un posto vuoto nel povero focolare, e accanto al camino, una gruccetta senza proprietario, e gelosamente custodita, per poi dire esplicitamente che se le cose non cambieranno in futuro, Tim morirà in breve tempo. Scrooge è sconvolto e triste, e lo spirito gli dice le stesse parole che Scrooge stesso aveva detto ai due benefattori che erano passati nel suo studio, ai quali il protagonista aveva detto che secondo lui l'unica soluzione al problema della povertà era lasciar morire i poveri, così da diminuire la popolazione in eccesso. Successivamente, il fantasma mostra a Scrooge altre persone, che passano il Natale nei modi più vari. Un gruppo di minatori che intonano tutti insieme un canto di Natale, attorno a un focolare, due guardiani di un faro, che brindando e cantando, si scambiano un buon Natale, e infine, dei marinai su un bastimento in mezzo all'oceano, che si scambiano gli auguri, e dedicano un pensiero ai loro cari. Scrooge è molto stupito da ciò che vede. Lo spettro lo riporta a Londra, e lo conduce alla casa di suo nipote Fred, che sta passando il Natale in allegria, con i suoi amici e i suoi parenti. Fred sta ridendo con i suoi invitati, delle grottesche manie dello zio, eppure, pronuncia parole di affetto per lui, e brinda alla sua salute insieme a tutti, così come aveva fatto anche Cratchit. Prima di congedarsi, lo spettro porta Scrooge all'interno di una torre campanaria, annunciandogli la propria imminente morte, a mezzanotte, poiché la sua vita dura solo una notte.
Effettivamente, Scrooge si accorge di qualcosa di bizzarro, che sporge dalla veste dello spirito, i cui capelli stanno ingrigendo, e lo spirito dice che potrebbe essere confusa per un artiglio, data la modesta quantità di carne da cui è ricoperto. Allora apre la sua veste, e mostra due bambini laceri, amareggiati e miserabili, che stavano ai suoi piedi, nascosti dalla veste. Rappresentano l'ignoranza e la miseria, a cui i poveri sono condannati dalla classe dirigente, della quale Scrooge fa parte. Allo scoccare della mezzanotte, lo spirito del Natale presente inizia a morire, con il suo cuore che si disintegra, man mano che le campane suonano i 12 rintocchi della mezzanotte. Cade a terra, e la torcia che egli reggeva, si dissolve, segno della sua vita che finisce, e intanto, invecchia ulteriormente, e assume un aspetto scheletrico. Sconvolto, Scrooge domanda se i due bambini abbiano un rifugio o del cibo, o delle risorse. Il bambino che rappresenta l'ignoranza, si trasforma in un adulto maleducato e pericoloso, e finisce per diventare un bandito, che verrà arrestato e chiuso in prigione. La bambina che rappresenta la miseria, diventa una prostituta, con problemi mentali, e in seguito, quando invecchierà, sarà rinchiusa con una camicia di forza in un manicomio. Lo spirito muore lentamente, ridendo con voce debole, mentre l'ignoranza e la miseria si trasformano in polvere. Al decimo rintocco della mezzanotte, lo spirito si riduce a uno scheletro, e al dodicesimo rintocco si tramuta anch'esso in polvere. Solo e sperduto nella nebbia, Scrooge attende l'arrivo del terzo e ultimo spirito. Appare dunque lo spirito del Natale futuro, che si presenta come una figura altissima, avvolta da un mantello e da un cappuccio nero, da cui nulla traspare, se non una mano scheletrica che sporge da una manica del mantello. Scrooge chiede di dirgli qualcosa, ma egli, per rappresentare su di lui la paura del futuro, e per fargli capire che deve essere gentile, rimane in silenzio per tutto il suo tempo, e lo guida solo con il dito della mano. Sono ancora a Londra, ma nel Natale successivo, nel 1844. Ebenezer assiste a diverse scene, tutte accomunate dalla presenza di discussioni sulla morte di un vecchio molto tirchio, deriso e odiato da tutti. Due banchieri della City parlano del suo ormai prossimo funerale. Mentre uno afferma di andarvi solo per puro dovere morale, l'altro, schernendo la tirchieria del defunto, è interessato soltanto a rifarsi a sue spese, con la cena gratis del funerale. Un povero padre, che era debitore del vecchio uomo, non nasconde alla famiglia il sollievo per la sua morte, poiché, a chiunque saranno trasferiti i debiti, il futuro creditore sarà comunque più buono di lui. In una sudicia baracca di rigattiere, Scrooge osserva disgustato la sua anziana domestica Mrs. Dilber e altri loschi individui vendere a un ricettatore, il vecchio Joe, tutti i beni del defunto, che hanno potuto rubare in casa sua, incluse le tende del baldacchino che ne proteggeva il corpo, e la camicia sottratta dal suo abito funebre, commentando come la sua avarizia abbia finito per portare beneficio a loro. Alla fine, Scrooge comprende che se non cambierà, davanti a lui troverà solo una dolorosa morte. Lo spirito, infatti, mostra all'uomo il suo letto di morte, con sopra il suo cadavere coperto dalle lenzuola. La scena si sposta nella casa del suo dipendente. A Scrooge viene mostrata la povera famiglia Cratchit, distrutta dalla morte del piccolo Tim, deceduto per non aver avuto le medicine, che la famiglia non poteva permettersi, dato il basso stipendio del padre, che Scrooge sfruttava, e guarda il povero Bob mentre piange disperato, insieme alla moglie. Infine, lo spirito mostra a Scrooge la sua tomba, visitata unicamente dal nipote Fred, che è comunque felice di poter ereditare il suo patrimonio. Scrooge si pente di tutto ciò che ha fatto, anche quando vede, nello stesso cimitero, la tomba del piccolo Tim. Improvvisamente, si apre una voragine sotto la sua tomba, e il vecchio viene trascinato nella voragine, dove riesce ad aggrapparsi disperatamente a una piccola radice. Sul fondo della voragine, Scrooge vede inorridito una bara vuota, dalla quale escono fuori le fiamme dell'inferno, e i volti dei dannati. Giura quindi di cambiare, e chiede perdono, ma precipita comunque giù per la profondissima buca, finendo dentro la bara. Scrooge si risveglia nel suo letto, scoprendo che è di nuovo mattina. Affacciandosi alla finestra, chiede a un ragazzo di passaggio che giorno sia, ed egli risponde che è Natale. Forte della lezione ricevuta la notte passata, manda il ragazzo a comprare il più grosso tacchino in vendita, al negozio lì vicino, gli dà una grossa ricompensa in denaro, e glielo fa caricare su una carrozza, per farlo portare a casa di Bob Cratchit.
Dopo essersi sistemato fisicamente, esce per strada salutando tutti, con calorosa affabilità, e augurando a tutti un buon Natale. Ad un certo punto, incontra uno dei due uomini, che gli avevano chiesto un contributo per i poveri, si scusa con lui per il suo comportamento del giorno prima, e gli dona una grossa cifra di denaro. Trova poi la forza di presentarsi a casa di suo nipote, che lo aveva invitato per Natale. Accolto con calore, passa il più bel Natale della sua vita. La mattina dopo, nel suo ufficio, aspetta l'arrivo di Cricet. Egli, ignaro del cambiamento del suo datore di lavoro, arriva con affanno in ritardo. Scrooge lo affronta con il vecchio cupo cipiglio, gli dice che non è disposto a tollerare ancora questi comportamenti, e che pertanto gli comunica, aprendosi in un sorriso mai visto prima, di aver deciso di dargli un generoso aumento di stipendio. Poi, prima di fargli iniziare il lavoro in ufficio, lo manda a comprare del carbone per accendere i fuochi, e lo invita a casa sua, per parlare della loro situazione, bevendo insieme un bicchiere di buon punch. Da allora, Scrooge è buon amico di Cricet, e un secondo padre per il piccolo Tim, il quale, grazie all'aiuto dato alla famiglia Cricet da parte di Scrooge, guarirà, dopo aver ricevuto le cure che gli servono. Così, Scrooge diventa una persona molto amata, e trova finalmente la pace nell'anima. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.